Ecco la luce in fondo al tunnel, quello che tutti volevamo sentire. Con l'estate usciremo da questa situazione, un mese e ne saremo fuori. Ad affermarlo è stato il noto virologo Giulio Tarro sulla scorta della sua esperienza. Da allievo di Sabin ha contribuito al vaccino contro la poliomielite, ha isolato il vibrione del colera a Napoli, combattuto l'epidemia dell'AIDS e sconfitto il male oscuro di Napoli, quel virus respiratorio sincinziale che provocava un'elevata mortalità nei bimbi da 0 a 2 anni affetti da bronchiolite. Tutto si deve basare sui fatti e la scienza, ha precisato il professor Tarro. La fase più acuta del SARS-CoV-2 o Covid-19 è passata e sono state messe a punto cure antivirali e immunologiche per contrastarlo, ma nella fase 2 servirà soprattutto il buon senso delle persone. Professor Tarro, ha fatto discutere sicuramente, ma allo stesso tempo ha reso contenti i cittadini e operatori del settore la sua affermazione secondo la quale con l'estate saremo fuori sicuramente da questa situazione. Dunque ci spiega perché e su quali basi le dice questo? Ma i basi sono soprattutto legati all'attitudine del virus che non gradisce il caldo, soprattutto quello secco. E noi ci apprestiamo ad andare verso questo tipo di clima che è quello che non permette al virus di attecchire nella maggior parte dell'Africa, dove dà solo delle endemie locali che poi si esauriscono perché poi non viene, così dire, passato il contagio a molta parte della popolazione. Lei è convinto della scarsa incisività del virus al sud per questioni climatiche, giusto? Diciamo che al centro-sud, ovviamente con le isole maggiori, soprattutto già, come dire, abbiamo visto che è successo già al nord, quindi già noi abbiamo, vuol dire, risposto in una certa situazione che non è solo, per così dire, alle norme che abbiamo seguito, ma anche perché siamo stati facilitati dal clima. Professore, tutti aspettano con ansia un vaccino, chiedono un'accelerata sui tempi. Secondo lei, quando sarà fruibile un vaccino? Ma il vaccino, secondo me, non perché lo dica io, perché lo dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ci vorranno 12-18 mesi, forse più 18 che 12, anche se come pandemia si possono saltare alcune delle prove cliniche, però destinate alla sicurezza. E quindi diciamo dovremmo parlare del prossimo anno. Il problema è attuale, ecco perché è più importante l'antivirale o eventualmente quella che rappresenta l'uomo di Colombo, cioè la sieroterapia. Noi facciamo un vaccino perché possiamo stimolare gli anticorpi nel vaccinato. Noi abbiamo già gli anticorpi pronti nel siero dei guariti che possono essere utilissimi proprio a salvare chi sta in situazione critica, che sia o meno attaccato al ventilatore. Immunoterapia come sieroterapia in cui ci sono gli anticorpi, certamente sì. Ma già abbiamo le prove, cioè nel senso, già i colleghi cinesi, questo l'hanno già passato nei mesi scorsi, hanno già risolto molti dei problemi, hanno già pubblicato questi dettagli, sappiamo pure quanto ci vuole del plasma per somministrare, diciamo, al soggetto che sta, diciamo, in fase critica. È una cosa importante, in 48 ore si raggiunge l'azzeramento del virus. Professore, dunque lei ha parlato del plasma, una cura che stanno sperimentando con successo. Sentivo all'ospedale di Mantova sono stati guariti davvero in tanti pazienti affetti da coronavirus. L'unico neo sarebbe rappresentato dal fatto che il siero sia scarso, occorrerebbero maggiori donatori, tra l'altro donatori guariti dal virus che possano aiutare gli altri. Cosa pensa in merito? Ma basta organizzarsi, ormai che questa è una cosa risaputa, considerando che abbiamo ancora tanti contagiati e quindi a maggior ragione, prima di lasciare l'ospedale debbono donare 200 ml di plasma. Professor Tarro, lei in realtà dà un po' di ottimismo con le sue dichiarazioni a tutti quelli che ormai tutti noi siamo chiusi in casa, vorremmo vedere appunto una luce in fondo al tunnel. Qual è il suo messaggio allora a tutta l'umanità? Beh, innanzitutto che questa è una malattia che per l'80% è una malattia mite.
critica soltanto nel 4,7%, e per cui nell'intervallo ci sono ovviamente delle forme un pochino più serie, per così dire. Ma per queste forme già abbiamo qualche farmaco che si può utilizzare, se è stato visto utile, a cominciare dal famoso antimalarico. Secondo il virologo Tarro, uno dei modi per contrastare il coronavirus è quello dell'immunoterapia. Una persona che sta bene in salute e che ha contratto il SARS-CoV-2 ed è guarito, sostiene Tarro, non solo non può avere recidive, ma può essere di aiuto per gli altri che lo contraggono. Studi recenti hanno segnalato che è sufficiente una trasfusione di 200 ml di sangue della persona guarita al soggetto infettato e che è in rianimazione per accompagnare quest'ultimo nel processo di guarigione. Si tratta, per dirla in modo semplice, dell'immunoterapia che fu messa a punto da Pasteur e che si applica nella cura contro il tetano.